Eccolo qua. Ecco, eccolo qua. Com'è? Com'è? La mia fidanzata me l'aveva descritto molto divertente, anche altri. In realtà il tono è scanzonato, è un accento emiliano trapela. Sì. Ci sta che qualche risata alla strappi, via, dai. Sì, dai, abbastanza bene. È meno tortuoso di me, io faccio dei ragionamenti più con la stessa enfasi, ma un po' più complessi, ma ovvio, complessi, no? È insomma, normale. Lei è Sgarbi, certo. Questo è l'imitatore, voglio dire. Tale no, ma non è che mi lamenti, io lui dico che in realtà io cerco di ribaltare ogni volta la situazione, nel senso che mi vogliono mostrare una parte del mondo in un modo e io credo che sia esattamente l'opposto, insomma. Quindi questo elemento di totale contrapposizione è un po' meno evidente, però va bene per una risata veloce. I nomi della donna, i nomi della donna, titolo già affascinantissimo, il contenuto? Allora, il libro è come nel ribaltamento del verso di Marziale che diceva: la Shiva pagina sed vita proba, come dire, scrivo delle cose un po' lascive, ma la mia vita è proba. Io invece da molti anni, da sempre, pratico l'opposto. Lasciva vita, sed pagina proba. È bellissimo. E le mie pagine sono, anche quelle di invettiva, molto auliche, molto... E quindi il libro non parla di nulla che abbia a che fare con le cronache o i pettegolezzi, ma parla della donna nell'esaltazione che ne dà la letteratura e l'arte. Cioè la letteratura al 90% vive sulla figura femminile, da Beatrice fino a Lucia Mondella, e in tutta la tradizione letteraria fino a quella delle canzoni, che ne sono la parte terminale, l'esaltazione femminile, della bellezza femminile, della donna, dell'amore, è il tema prevalente. Quindi la nostra poesia è prevalentemente poesia d'amore. La nostra pittura ha una tale prevalenza di figure femminili, nella Vergine soprattutto, mille volte illustrata, la Madonna con il bambino, tema prevalente in Bellini, Raffaello, ma poi tutta la ritrattistica, tutte le sante, per cui non mi è difficile trovare nel campo della letteratura e dell'arte i nomi della donna e quindi fare attraverso questo libro soprattutto una serie di conversazioni sull'arte e sulla letteratura. Di più, la copertina è di grande meraviglia, l'abbiamo con molta accuratezza scelta con mia sorella, ed è una Jane Morris, moglie di William Morris, amico di John Ruskin, fondatore del movimento Art and Craft in Inghilterra, che coincide con l'epoca dei pittori preraffaelliti, che sono quelli della figura femminile più ideale e sensuale insieme. Quello che era ideale nella visione di Dante diventa anche sensuale e anche fisico nei preraffaelliti, che mantengono insieme i due elementi di bellezza e di perversione. E quindi la copertina ha questo volto di Jane Morris su un abito bianco, che già di per sé è di grande impatto, eccitazione. Certo, avrete capito, ascoltatori, che come tutte le opere di Sgarbi, questa ultima letteraria di grandissima fascinazione. Prima di salutarci, lei immagino non abbia votato per il suo grande itinerare, ovviamente non ha votato. Beh, le posso dire intanto che, per chiudere il discorso di prima, gran parte dei libri hanno una vita in verticale, quando finiscono negli scaffali, dove poi nessuno li andrà più a riprendere se non per caso in una vita, tant'è vero che i libri più letti sono in realtà i dizionari che si consultano periodicamente per cercare, o le enciclopedie per cercare una parola o un argomento di cui si voglia avere qualche nuova nozione o qualche nozione non conosciuta. Vivono soltanto quando stanno in orizzontale, cioè quando sono in libreria, mostrati con le loro copertine di piatto per poter essere comprati. E quindi, siccome non aspiro al fatto che un libro possa essere veramente letto, la copertina serve, perché il dipinto di piatto è talmente, il libro con quella copertina è talmente bello che su qualunque tavolo farà una figura straordinaria, quindi l'immagine sarà più importante ancora che la lettura del mio testo, che pure può essere confortante. Quanto ai referendum, io sono stato uno dei sostenitori dell'acqua pubblica,
e l'ho fatto come sindaco, e mi sembra giusto che la cosa pubblica, al di là poi che la gestione possa, per chi conosce bene l'argomento, avere anche una migliore funzionalità se affidata a privati in maniera stabilita attraverso legittimi accordi. E, però mi pare che la materia sia così spinosa che debba, per chiara responsabilità democratica, sì, essere delibata in Parlamento. Cioè, io trovo tutti questi referendum, salvo che non riguardino il costume, come il divorzio o l'aborto, cioè questioni di natura personale, che infatti ottengono il quorum, andare a discutere se l'acqua deve essere pubblica o privata è solo un fatto emotivo, perché è chiaro che per tutti l'acqua deve essere pubblica. Però se poi il pubblico l'amministra male, è meglio che l'amministratore sia privato. Vale anche per i musei. Alcuni musei hanno gestioni private, funzionano meglio, pur rimanendo pubblici, per la gestione. Per quello che riguarda il nucleare, l'istinta emotiva delle vicende giapponesi impedisce un giudizio sereno. Per quello che riguarda il Premier, è un referendum legittimo impedimento prima della riforma indicata, delle rettifiche indicate dalla Corte, quindi non vale assolutamente nulla. E il quarto referendum era la possibilità di profitto per quanto riguarda coloro i quali poi intervenissero nella gestione della pubblica acqua. Sì, appunto, due cose. Sono materie talmente sofisticate che nessuno che va a votare le ha conosciute in fondo, ed è solo un voto emotivo. Per cui tendo a ritenere questi referendum una presa per il culo. Però d'altra parte bisogna anche dire, cioè, grazie al referendum, quando ottenevano il quorum, il nostro ottimo amico Pannella ha ottenuto, a dimostrazione di come il popolo è gonzo, l'eliminazione di due ministeri: il Ministero del Turismo, in Italia non c'è Ministero del Turismo, c'è il nostro Berlusconi che furbescamente ha dato un ministero alla Brambilla che non c'è, non c'è la Brambilla, ma non c'è il ministero soprattutto, certo. Era un dipartimento della Presidenza del Consiglio, perché è stato abolito con un referendum voluto da Pannella, e l'altro è il Ministero dell'Agricoltura che, non, benché il referendum abbia deciso di cancellarlo, non è stato cancellato ma ha cambiato nome. Questo è il senso dei referendum in Italia, sono delle prese per il culo. Però evidentemente il popolo gode anche essere preso per il culo, quindi non è detto che non ottenga il quorum. Osserveremo domani gli esiti del tutto. Un abbraccio grandissimo e a domani con l'onorevole Vittorio Sgarbi. L'incomodo è stato offerto da Autocentri Balduina, Auswagen e Capital.